uno sciupatore. Stella che cammini nello spazio senza fine, fermati un istante, solo un attimo, e ascolta i nostri cuori caduti in questo mondo. Siamo in tanti ad aspettare, donaci la pace ai nostri simili, pane fresco da mangiare. Proteggi i nostri sogni veri nella vita quotidiana. E a proposito, questa sera su Rai 1 andrà in onda il film Margherita delle Stelle, un ritratto intimo ed emozionante di una donna che è stata, oltre che una grande astrofisica, un vero modello di emancipazione, curiosità e autenticità. Margherita Hack, la signora delle stelle, la presentiamo così, e sta per arrivare il regista del film che vedremo questa sera con il protagonista maschile. È con noi una gran donna, la più grande astrofisica, una donna simpaticissima, Margherita Hack! Che ha fatto la musica delle stelle. Io e Margherita Hack. E qui con noi Margherita Hack! Margherita Hack! Professoressa Hack, mi sente da Trieste? Sì, buonasera. L'astrofisica Margherita Hack, benvenuta. Volta buona, Giulio Base e Flavio Parenti. Finalmente, ciao Giulio! Come stai? Ah, guarda, senti ciao Flavio, ben ritrovato! Come stai? Ma che bella questa coppia, scusate! Siete pronti a questo debutto? Beh, tu da regista e tu invece come protagonista maschile. Certo. Beh, anche perché hai scelto Giulio di raccontare una Margherita Hack da quando era piccola, adolescente, cioè questa è una cosa inedita, no? Eh sì, perché è da lì che nasce quella grande astrofisica. Lì, altrimenti mi dice che il direttore della fotografia ottimo, ti ha illuminato bene e non vorrei mai. Non sia mai. Le luci. Dove sono le stelle di Margherita? Le stelle sono Margherita Hack. Sì, è da lì che nasce quella grande donna dalla sua infanzia, dalla sua adolescenza, quindi erano importanti i genitori che l'hanno lasciata libera. Ecco, i suoi genitori l'hanno lasciata molto libera. Sì, questa è una cosa bellissima di altri tempi. Esatto. Cioè, ha fatto tanto scalpore, no? Yannick Sinner, che ha detto: i miei genitori mi hanno lasciato libero di scegliere quello che mi piaceva. E ha fatto scalpore. Invece, in realtà, per fortuna, ci sono stati tanti genitori illuminati anche in passato. Esattamente. E quindi credo sia una lezione per tutti i genitori. Lasciate liberi i figli, perché così crescono bene. Certamente vanno guardati e indirizzati, ma insomma la libertà di fare loro quello che sognano e quello che desiderano è molto importante. E Margherita Hack poi sceglie un marito, ecco perché poi arriva Flavio Parente, che è un marito che in realtà lei già conosceva da quando sì, era sono piccola. Incontrati quando erano piccoli, esatto, poi dopo lui è dovuto andare via e si sono ritrovati più avanti. Lui ha avuto la tubercolosi nel frattempo, ed è stato un amore molto speciale. Com'era questo Aldo? Era un uomo di una bontà e di una generosità unica. Bontà? Sì. È un uomo che si è messo al servizio del genio. E credo che è molto raro, molto molto raro. È raro adesso, pensa ai tempi. Beh, no? Lo chiamavano il moglio. Lo chiamavano il moglio. E a lui non importava. Che lui andava, era un po' sopra questa cosa qua. Lui ha riconosciuto il genio di Margherita, ma è la persona che ha divulgato la genialità di Margherita Hack. Il genio ha un po' una difficoltà a farsi capire. E avere un media, qualcuno che lo passa, no? Che lo dà agli altri, è fondamentale. Ed è stato lui a scrivere i libri di Margherita Hack.
Addirittura poi l'amore che provava nei confronti della Hack era tale che decise a un certo punto, quando hanno scoperto che i libri vendevano meglio se c'era soltanto il nome di Margherita e non il suo, di togliere il suo. Beh, però veramente un moglio, fantastico. Dietro ogni grande donna c'è una grande tata. C'è un grande uomo. C'è una grande tata ultimamente, te lo dico, Flavio. In questo caso invece è stato completamente diverso. Allora rivediamo questo pezzo del film che vedremo questa sera. Pronti? Via! Ti rendi conto tutto quello che noi si conosce? È una zuppa di particelle elementari. Da questa zuppa sono nate le stelle e dalle stelle sono nati gli elementi necessari alla costruzione dei pianeti e degli esseri viventi. E tra tutti gli esseri viventi l'essere umano, che è molto simile agli animali, ma nel suo cervello ha qualcosa di superiore. Perché? Da che dipende? Non dirmi da Dio! Le creature extraterrestri esistono o no? La stella più vicina si trova a 4,5 anni luce, il che vuol dire che anche un segnale, la luce, un segnale elettromagnetico, impiegherebbe 4,5 anni a andare, altrettanti a tornare. Pronto? Dopo 9 anni. Che parla? Ed altri dopo 9. Non ho capito. Sono Pasquale. Dopo altri 9 anni. Ha sbagliato numero. Il modo in cui tu spieghi le cose che studi è così semplice che lo capisco anch'io. E sarebbe bello farlo leggere anche agli altri. È giusto. La scienza deve essere di tutti. La scienza deve essere di tutti. Flavio, come ti sei preparato per interpretare il moglio di Margherita Hack? Tentando di capire cosa volesse dire mettersi completamente al servizio di qualcun altro, che non è una cosa evidente. E poi soprattutto giocando insieme... È bella questa cosa però che dice, cioè lavorare e mettersi a servizio di un altro, perché siamo sempre concentrati, no? Su noi Assolutamente. Stessi, quindi... E invece lui era concentrato su di lei. E... Pensa quanto l'amava. Totalmente, era un amore incondizionato. Infatti poi, ne parlavamo, il rischio era che poi il personaggio, essendo, tra virgolette, privo di contrasto interno, diventasse quello che viene chiamato tecnicamente una tinca. Invece, andandoci veramente fino in fondo, cioè raccontando veramente un uomo che si eleva nell'aiutare il genio per amore, andandoci veramente fino in fondo, raccontando la sua dolcezza, raccontando tutto quello che sono poi le sfumature di un uomo che si mette al servizio del proprio amore, invece appunto si riesce ad elevarlo e a renderlo un po' diverso dal personaggio che noi vediamo tutti i pomeriggi, no? Tancredi del Paradiso delle Signore, cioè completamente diverso. Però dall'altra parte. Cioè dall'altra parte. Sì. Con i suoceri andava d'accordo, i suoceri sono interpretati da Cesare Bocci, da Sandra Ceccarelli. E i suoi genitori, l'abbiamo detto prima, no Giulio, sono stati veramente illuminati, che hanno lasciato libera la loro figlia di scegliere quello che voleva. Compreso il matrimonio con Flavio, essendo loro teosofi, quindi non cattolici, così come probabilmente la gente sa che Margherita era completamente atea, però talmente rispetto nei confronti del prossimo, anche nei confronti del futuro marito, che quando gli ha chiesto di sposarsi voleva un matrimonio cattolico. Margherita Hack, che assolutamente non ne voleva sentire, però in quel caso è stata lei che ha fatto un passo indietro e si sono sposati in chiesa, quindi è proprio una storia d'amore importante. E i genitori sono andati a matrimonio. E i genitori non solo hanno detto, c'è anche una scena carina in cui dice, ma com'è che eravate... possiamo far vedere tutto, sennò questa sera lo vedo. No, spoilerò questo. Dico, ma com'è che eravate tanto anticonformisti, invece adesso ci tenete, perché la mamma le rivolta un cappottino, non c'erano soldi, era sotto la guerra, quindi le rivolta un cappotto per metterlo... I genitori rispondono soltanto perché c'è Aldo, quindi c'era... Ah, per Aldo! Perché il padre di Margherita Hack era un intellettuale e Aldo era un intellettuale, si ritrovavano probabilmente nel loro amore letterario insieme. E questo padre intellettuale è interpretato da Cesare Bocci. Sentite cosa ha da dirvi. Ciao Giulio, ciao Flavio, ciao Caterina Labbalivo, che bacio! Allora, io sarei voluto tanto essere lì con voi e stasera vedere insieme Margherita delle Stelle, però sono a Milano, sono a teatro e non posso essere lì, ma ci sono con il cuore. E voglio dire, tutti quelli che si metteranno davanti alla TV questa sera alle 21:30 su Rai 1, gli voglio dire grazie perché il film è meraviglioso e voi ci sosterrete. Ciao!
Ciao Cesare! Cesare a teatro, quindi questa sera praticamente non lo guarda con voi. Fate una riunione? Incontrate tutti a casa tua Giulio oppure in ognuno a casa sua? No, a casa mia. Flavio, non ti hanno invitato. Non sono stato invitato. A casa mia. Il moglio sta a casa. No, c'è un gruppo d'ascolto dei giovani a casa mia. Cioè, mio figlio tra l'altro ha fatto l'assistente alla regia, ora spoiler un davvero? Po'. Davvero? C'ha degli amici diranno, che invitano. Ah, il papà bello. Che fa lavorare suo figlio. Però assistente alla regia, guarda, non è tanto sto regalo, perché sono i primi ad alzarsi e gli ultimi ad andare via. Qualcuno, ecco, vedi, tra il tuo pubblico l'ha fatto. 4:30, 5 la sveglia e torni a casa alle 8 bel la sera. Bel lavoro ti fa fare papà. Ecco, è al contrario. Al contrario. Dal nepotismo allo sfruttamento. Esatto. Non fuggi, non puoi fuggire. Non sfuggi. Senti, tu hai parlato prima di Margherita H, appunto, atea, che però si sposa in chiesa perché Aldo De Rosa, suo marito interpretato da Fabio, era cattolico. E tu, insomma, hai sempre fatto regia di personaggi cattolici e sei stato il regista più longevo per quanto riguarda Don Matteo. Cinque serie. Cinque serie, a un certo punto. Tu hai detto, io non mi meraviglierei se Terence Hill cominciasse a fare anche dei miracoli, mi ha fatto molto ridere. Non mi meraviglierei affatto, sono senza essere profani, però Terence è l'essere più sottile che io abbia mai conosciuto, ha l'anima più nobile che io abbia mai conosciuto ed è... Davvero quando stai di fronte a persone come Terence ti accorgi che c'è qualcuno di diverso da te a livello angelico, ora non sono uno medianico, però Terence è davvero diverso. Vediamo un pezzettino allora di Don Matteo da te. O del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io non mi chiamo Gianni Matteucci. Il mio vero nome è Saverio, Saverio Vinci. Prima di questa falsa vita di copertura facevo l'avvocato. Ho sempre creduto nella legge. Il fatto è che mio fratello si è messo nei guai con della gente sbagliata. Ed è stato ucciso. Io sono l'unico che potrei far condannare quegli assassini. Ho delle prove schiaccianti. Il Signore mette le risposte nel profondo del nostro cuore. Noi basta che ascoltiamo. Diretto e anche interpretato, perché lì a confessare ci sei tu. Ed è stato un momento di metacinema quella puntata molto strana. Perché? Ma sai, dopo che tu dirigi quasi 50 episodi... Era saltato un attore, episodi, che è successo? Era saltato un attore? No, a un certo punto mi hanno fortemente consigliato di farlo, perché quel ruolo, insomma, era un po' cucito addosso a me. E ti trovi in qualche modo dentro la bambola che tu hai costruito, no? È misterioso, un po' è stato un'esperienza curiosa. E adesso chiedo a Flavio, com'è Giulio come attore a questo punto? Guarda, tanto ti ha diretto di quello che vuoi. A parte vuoi. Che è bravissimo, no? È veramente bravissimo, ed è da vedere anche sulla recherche, che secondo me è un film importante. E lui, con gli attori, posso dirti com'è. Da attore, ma anche da regista, lui ha un grande senso del rispetto della recitazione altrui. Quindi si aspetta che... Ammazza, grazie. E si aspetta dall'attore autenticità, senza prevaricare, ma dirigendo con grazia. Ed è una cosa molto rara. Guarda, l'unico regista che aveva questa qualità per me, che ho incontrato, è stato Pupi Avati. Pupi Avati? Sì. E infatti mi ricorda Pupi. Gli altri sono isterici, scusate. Io non ho... Scusa? Come sono gli altri registi? Sono un po' dipende. Isterici? No, dipende. C'è gente che lavora sulla tensione. Beh, sulla tensione ti manda matti, però. Certo, anche. Beh, dipende. Dipende chi ti capita. Esatto. Dipende chi ti capita. Sulla tensione molti lavorano sulla tensione. Molti. E su questa frase io vorrei andare oltre. Fammi nomi. Chi lavora sulla tensione? Non posso fare nomi. Non posso fare nomi. E allora falli tu, Giulio. No, perché adesso tu sei anche... Scusa, non sei direttore del Festival di Torino? Esattamente. Quindi tu non puoi fare nomi perché devono venire tutti al tuo tutti festival. Amici. Ma brava, sono tutti brava, amici. Brava, hai capito? Tutti brava, bravissimi. Tutti bravissimi. Tutti bravissimi registi. Vediamo Flavio Parenti diretto da Giulio Base, visto che lui appunto è il moglio di Margherita Hack. Questa sera su Rai 1, prima serata. Le stelle cadenti di agosto nascono dalla frantumazione di una cometa. Non c'è nulla di magico. Insomma, per te è tutta una bischerata. No, le stelle non sono affatto una bischerata. Neanche tu sei una bischerata, Marga. Lo sai?
amore, pensate, che dura da sempre, da tutta la vita. Si sono conosciuti che avevano poco più... Io avevo 11 anni. Lei 11 anni, lui 13, quindi proprio sì. Bambini. A giardino pubblico. Ecco, però vi siete subito piaciuti o no? Sì, allora sì. Ah. Si giocava insieme, si andava sempre d'accordo, poi ci siamo persi di vista. Ah, quindi dopo la cosa si è... Lui si è trasferito in un'altra città, poi ci siamo ritrovati all'università. Si è cominciato a pomiciare così per divertimento. E poi... è andata. Che ci troverai di speciale in una come me, Aldo? Sei coraggiosa. E ti piacciono le stelle. Come me. Chi t'ha detto mi piacciono le stelle? Tu? Non te ne sei resa conto? Flavio, ma che tenerezza! Che tenero. Affrontate anche il tema della scelta di non aver voluto dei figli? No, non ci scivoliamo sopra, diciamo. Non è un tema che abbiamo... Ci sono così tante cose da raccontare in così poco tempo che forzatamente poi bisogna fare una selezione anche di ciò che viene detto e ciò che non viene detto. Lateralmente lei risponde, Margherita risponde a un suo cattivo, perché poi appunto lei ha dovuto combattere davvero in una società patriarcale. Cioè, è stata la prima donna che a dirigere un osservatorio, la prima insegnante all'Università di Trieste. Insomma, qualcuno diceva, ma voi non avete figli, un cattivello... E lei ha risposto, guarda, siamo felici così, è una nostra scelta. E quindi lei risponde. Però poi avete visto la simpatia di Margherita, cioè si menavano, non solo, lei dice, poi vincevamo, poi dice, ma voi, tu e Aldo vi amate? Sì, ogni tanto ci diamo un sacco di botte, cioè, no, per lei era normale, per lei era una cosa normale. Senti, qualcuno ha criticato un po' la scelta del titolo, no? Margherita delle Stelle, che non c'è il cognome. Guarda, non l'ho scelto io, ma comunque mi sembra un titolo bellissimo. Ora poi dicono chi? L'ho letto. Ragazzi, no. Perché io leggo su internet, mi diverte sì. A leggere le critiche. Nella perché melma me... del web, come esatto, si dice. Esatto, hai capito? Bisogna... Però vabbè, guarda, non l'ho scelto io, era già... E quando ah, l'ho stai letto... prendendo le distanze, no, Giulio. No, lo direi... Però quando mi è arrivata la sceneggiatura ho detto che bellissimo titolo, quindi mi metto nell'ottica di chi l'ha scritto, quindi degli certo. Sceneggiatori. Ma è un titolo talmente poetico, Margherita delle Stelle. Stelle è la parola più bella della lingua italiana. Lo dico adesso così facciamo un po' di divulgazione. Per favore, sottofondo, Daniele, meraviglioso con la tua chitarra live. Le tre cantiche della Divina Commedia di Dante terminano tutte e tre con la parola stelle. Quindi, tant'è vero che il finale vero di quell'enorme capolavoro, monumento della letteratura italiana che è la Divina Commedia, l'amor che muove il cielo e le altre stelle. E vi abbiamo risposto anche sul titolo. Altre considerazioni, Fabrizio dal web? Naturalmente. Beh, vediamo un Tancredi diverso, visto che questo sì, orario è il Paese delle Stelle, arriva Flavio Parenti come Tancredi. C'è chi dice che è bello sì. Vedere Flavio Tancredi del Paradiso Signore alla fiction Margherita delle Stelle, comunque è un gran bel figliolo sempre. Quindi hai messo, è un gran bel figliolo sempre, sia come Tancredi, sia vero, come il moglio. È vero, qui dicono. Flavio, sei nato pure bello. Sì, questa è la mia fortuna. No, pensavo che questa è la mia sfortuna. No. Perché l'hai detto con questo applan proprio, capito? No, è la mia fortuna. Perché sono... gli uomini, gli attori, dà un po' fastidio essere belli, vero? Ma dipende da chi. Diciamo, Flavio, se ove tu abbia letto in lui un po' di fastidio, perché effettivamente Flavio... dentro c'ha un mondo incredibile, quindi forse è quello che uno dice no, ma non, mi si vede come bello, ma in realtà lui è un vero intellettuale, scrittore ha scritto un libro molto bello tra l'altro, pensatore, creatore di videogiochi, cioè c'ha tutto creatore un universo. Di videogiochi, ma tu ci giochi? Io gioco e li quante faccio ore anche. Giochi? No, ultimamente veramente poche, però quando trovo un gioco bello posso anche farmi le nottate. Sì, sì. Elettra giocherà? Sta già gioca. No, c'ha la Switch, cioè c'ha la Switch. Le presto, diciamo, la console e lei di tanto in tanto ci gioca. Flavio, ma Elettra l'età di Cora? C'ha 7 anni. Ma come? No, adesso non posso, solo a parco le faccio vedere. Ma allora. Come Mario Kart, quelle cose lì carine. No! Ma sperimenta! No. Ma io sono contro i videogiochi, no! Che